Rischiare la vita per essere goth. Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti su Bixcoven, il canale YouTube interamente dedicato al true crime, l'originale, diffidate dalle imitazioni che girano in giro. Oggi vi racconterò una storia davvero particolare che credo che in piccola parte, fortunatamente in piccola parte, molti di noi si possano riconoscere perché racconta un po' di un clima che ha molto diffuso durante l'adolescenza. La storia è quella di Sophie Lancaster, una ragazza che perderà la vita. Semplicemente perché era goth, ovvero quel tipo di stile etichettato come goth, dark, quindi vestiti neri, piercing e capelli colorati. Una storia assurda, agghiacciante, che a me sinceramente ha sconvolto proprio per la sua banalità e soprattutto di come spesso molte vittime o molte persone prese di mira vengono semplicemente deumanizzate, svuotate della loro umanità per far sentire meno in colpa i loro carnefici. Cosa che succede molto spesso, soprattutto a persone più deboli a livello sociale, che non possono difendersi come bambine, persone emarginate, povere, vittime di discriminazione. E a volte la disumanità arriva non da persone adulte, ma da persone molto giovani. Questa è una storia agghiacciante che sinceramente mi ha veramente colpito quando l'ho sentita. Quindi volevo parlarne con voi per riflettere insieme su questa storia e far sì che Sophie e sua madre non vengano dimenticati. Se vi piace il mio canale, vi piace le storie che porto, come le racconto, potete sostenere il mio canale abbonandovi qui sotto oppure lasciando qui sotto un commento salutando Al, il nostro amico algoritmo. Mi aiuta un sacco così YouTube capisce che il mio canale è buono e carino. Oppure potete aiutarmi con un like, iscrivendovi al mio canale, seguendomi su Instagram, mi aiuta un sacco per le aziende. Qui sotto trovate tutti i miei canali YouTube, il mio profilo TikTok, il mio codice sconto di Pampling delle lenti. Il mio codice Pampling è Sghiccio, che vi farà ottenere un paio di calze in omaggio e allo stesso tempo sosterrete il mio canale. Ma iniziamo subito a parlare della storia di oggi, che questa volta ci troviamo in Gran Bretagna. Questa storia a me sinceramente ha fatto molto pensare alla mia adolescenza. Io ho passato un'adolescenza in cui ero la strana della situazione, perché sperimentavo con trucco, vestiti e quello che per me era semplicemente un'apparenza, mi sono resa conto che per gli altri, persone, roba così, era una discriminante, che quindi molto spesso mi faceva giudicare male dai professori, mi faceva fare battute, mi facevano battute fuori luogo per quanto riguarda, non lo so, le calze strappate, cose così, oppure ancora molto spesso ricevevo commenti fuori luogo per quanto riguarda le persone anziane, cioè persone adulte, vecchi, che mi vedevano con dei piercing, roba così, e davano per scontato che, non lo so, mi stessi vendendo, cose così nella loro testa. Ma molto spesso essere di un look particolare, soprattutto durante la mia adolescenza, poteva voler dire anche essere picchiati semplicemente perché si aveva questo certo look. Quindi, soprattutto i ragazzi rischiavano molto di più se si era, che ne so, vestiti metal, da metallari, goth, punk, roba così, era molto probabile qui nella mia durante la mia adolescenza che gruppi interi di persone potevano fare tutti contro uno nel picchiare ragazzini di 15 anni. È successo per esempio con persone che erano di destra, persone adulte che picchiassero ragazzini di 15 anni in massa semplicemente perché, non lo so, cercava dei simboli politici differenti o un look particolare. Oppure ancora succedeva tra i cosiddetti coatti verso le persone che avevano un look differente. Questa cosa mi ha molto colpito durante l'adolescenza, che per un attimo l'avevo quasi normalizzata, però onestamente è totalmente assurda se ci pensate. Proprio questa dinamica io non credo che sia isolata semplicemente alla mia esperienza. Magari anche voi avete avuto esperienze simili durante l'adolescenza oppure le avete viste. E da queste esperienze purtroppo parleremo di una storia che ha avuto una conclusione terribile, ovvero quella di Sophie Lancaster. Una ragazza picchiata in maniera totalmente selvaggia, tanto che i paramedici non riusciranno nemmeno a capire, la sua identità, semplicemente per un motivo: era vestita a goth. Ripensandoci oggi che i vestiti o gli abiti non siano considerati come solamente vestiti, ma siano proprio una discriminante, è interessante, ma allo stesso tempo è proprio alla base della discriminazione. Quando c'è una discriminazione o un crimine d'odio, succede proprio che qualcuno decide di prendere un dettaglio della vita di qualcuno, che può essere la religione, l'orientamento, il colore della pelle, e utilizzare quel dettaglio per vedere l'altro come qualcosa di diverso, vedere se stesso come umano e l'altro come qualcosa di meno umano, che non merita tutto questo diritto e se fa del male a lui è quasi meno grave rispetto se lo facesse una persona della sua stessa categoria. Questa è una sorta di deumanizzazione, ovvero un modo che il carnefice si dà per scusarsi del fatto di star facendo qualcosa di totalmente immorale, che non farebbe mai ad altre persone, ma lì si scusa per farlo a qualcun altro. Quando una persona viene considerata meno umana di te, allora si tolgono tutte le strutture morali. Questo è uno dei crimini che scioccherà la Gran Bretagna e farà parlare proprio delle discriminazioni
e su cosa voglia dire crimini d'odio. Ma chi era Sophie? Sophie Lancaster nasce e cresce in una cittadina vicino a Manchester. A raccontare di lei è soprattutto la madre, Silvia, che ancora oggi ne parla con estrema ammirazione nei confronti della figlia. Molti genitori, quando vedono i figli che hanno un look particolare, credono subito che stiano andando su una cattiva strada, che insomma si vergognano di loro, li convincono a cambiare tutto il look. Ma Silvia è diversa. Silvia con il tempo è diventata sempre più orgogliosa di quello che era Sophie. E racconta che lei da piccola era una ragazza un po' complicata. Non nel senso di difficile, ma nel senso che aveva diversi livelli di espressione. Le piaceva spendere del giusto tempo con se stessa, adorava leggere rispetto a stare in compagnia. E era un po' altalenata, aveva dei momenti in cui era super appiccicosa con la madre e dei momenti voleva stare per gli affari suoi. Adorava essere chiacchiericcia con alcune persone, però riusciva a stare molto bene anche da sola. Sophie quando cresce diventa indipendente, vuole i suoi spazi. E man mano che cresce si rende conto che insomma non è la ragazza più popolare della scuola, perché non è la classica ragazza che fa sport, non sempre è estremamente socievole ed ha una grandissima passione e interesse verso l'arte. E soprattutto passa gran parte del suo tempo libero a scuola, durante la ricreazione così, leggendo un libro da sola. E questo non vuol dire che aveva delle difficoltà nel socializzare in toto, diciamo. Voleva passare del tempo con persone più simili a sé, una cosa che tutti noi vogliamo fare da adolescenti. La vera svolta inizia a 12 anni. Lei un giorno va da un'amica, chiama la madre e dice: mamma, rimango qui per 6 settimane, non preoccuparti. E la madre dice che non c'era assolutamente verso di farle cambiare idea. Quando ritorna a casa, boom, Sophie ha tutti i capelli tinti. E come vi ho detto, se altre madri magari, non lo so, avrebbero detto: oh mio Dio, sta conoscendo persone poco raccomandabili, sta andando in una brutta strada, non Silvia. Silvia finalmente vede sua figlia sbocciare, vede che sta prendendo una sua strada, sta facendo le sue scelte, sta determinando chi vuole essere veramente, sta costruendo la sua personalità e sta sperimentando. Alcuni genitori giudicano, vietano, ma non Silvia. In fin dei conti i capelli crescono, li tagli, che problema c'è? Chi conta è chi sei dentro, quello che fai, le tue azioni, non certo il tuo aspetto. E quindi quando la vede le dice: Sophie, ma sai che quei capelli sono davvero fighi? Ti stanno molto bene. Sophie è un'adolescente e sta praticamente sperimentando tutto. Gli adolescenti, i ragazzini, sono come delle spugne. Devono venire a contatto con più cose diverse possibile per assorbirle e capire anche chi vogliono essere, quale persona vogliono essere da adulti. Inoltre, molto spesso durante l'adolescenza hai un bisogno, quello di sentire persone simili a te per interessi o a volte anche magari il look. E a volte il look durante l'adolescenza corrisponde anche ai tuoi interessi di look, di abbigliamento, di musica. Ti fa sentire quindi parte di qualcosa e quindi meno solo. Purtroppo è una sensazione dilaniante durante l'adolescenza. Però un conto è trovare persone simili a te nel look, negli interessi quando vivi in una grande città, dove quindi ci sono tante opzioni. Tutta un'altra cosa quando vivi in un piccolo centro, in un piccolo paesino, lì nella provincia. E Manchester, diciamo, non è che fosse una cittadina super metropolitana. Quando andavi nella cittadina ti giudicavano, ti guardavano male. E la cittadina stessa non era certo nuova ad atti di violenza, anzi addirittura c'erano stati un sacco di interventi, diciamo, municipali sul fatto che c'era un grande problema al centro della cittadina, che se andavi lì c'erano atti di violenza, gente che si picchiava, gente ubriaca, quindi c'erano grandi problemi, soprattutto per quanto riguarda le baby gang, che è un fenomeno davvero diffusissimo in Gran Bretagna. Hanno questo problema proprio sia per quanto riguarda ragazze che non sanno, insomma, come rimanere incinta e rimangono incinta non volontariamente e non se ne rendono conto, ma hanno anche un grandissimo tasso di problemi per quanto riguarda le baby gang che rapinano la gente armate, così come ragazzi che hanno tipo 13 anni e finiscono in coma etilico. E sono a tutti gli effetti in Gran Bretagna delle emergenze, e da diversi anni. Qui diverse persone si erano lamentate con il sindaco proprio per quanto riguarda le baby gang, il centro cittadino, che era letteralmente invivibile. Però erano cose, diciamo, in un certo senso problemi, però anche un po'... diciamo che potevi circoscriverli. C'era il problema che lanciavano, che ne so, una bottiglia, spargevano l'immondizia in giro. E quando è un piccolo centro, tutti sanno tutto e quindi vedono tutto. I colpevoli, diciamo, che erano tipici fare queste cose, si conoscevano ed erano molto spesso due 15 anni, Ryan Herbert e Brandon Harris. Ryan ha solamente 15 anni e già è ben conosciuto dalla polizia. Addirittura lo considerano una minaccia locale. Lui dà fastidio a tutti, rompe le scatole a tutti e si è già macchiato di diversi crimini. Crimini minori, però ci sono. Anche gli amici di famiglia, tutti sanno quanto è complicato e anzi si è già macchiato di diversi atti di bullismo. Molto spesso se la prendeva con ragazzini piccoli, deboli, oppure quelli che non avevano fratelli più grandi che magari potevano farle incedere così a lui. Brandon ha una storia molto simile, anche lui ha 15 anni, viveva con la madre e il fratello e sapete che succedeva? Molto spesso la madre e il fratello lo portavano con loro ad ubriacarsi al pub.
Quando si ubriacava diventava molto aggressivo e quindi il tutto molto spesso finiva in rissa. Il tutto questa famiglia ora al pub con lui, la madre, il fratello più grande e il fratello più piccolo. Anche Brandon aveva già minacciato fisicamente qualcuno. I due non erano nuovi atti, diciamo, di targetizzare qualcuno, rincorrerlo e tentare di picchiarlo. Prima ancora che Sophie e il suo fidanzato venissero presi di mira da Ryan e Brandon, si erano già macchiati di un atto molto simile. Avevano tentato di rincorrere un ragazzino e gli stavano saltando sopra. Tutto ciò era stato bloccato semplicemente perché la madre di questo bambino era intervenuta. Così all'epoca i ragazzi vengono presi, arrestati, condannati per crimini giovanili e già avevano fatto qualcosa per quanto riguarda il carcere minorile. Erano tenuti sott'occhio, però a quanto pare non hanno imparato niente. Mentre Sophie cresce, riesce sempre di più a farsi degli amici e magari frequentare delle cose così da trovare persone simili a lei. Nel 2001, infatti, durante un corso di teatro, incontra Stacey Davidson. Loro fanno questo corso, però poi si perdono di vista e poi si rincontrano quando sono un po' più grandi. Fanno parte della stessa comitiva, lo stesso gruppo di amici, che quando è una città molto piccola, diciamo, tutti i ragazzi adolescenti che fanno parte di una sottocultura alternativa, anche se non è proprio la stessa, diciamo che si riuniscono perché si sentono tutti un po' degli outsider rispetto agli altri, riescono a trovare un punto in comune. Dicono che era molto stimolante quando eri piccolo o adolescente, stavi crescendo, condividere gruppi nuovi, concerti, oppure gli stessi gusti d'abbigliamento. In quell'età stai sperimentando la tua personalità e stai conoscendo sempre più cose. Hai fame di scoprire cose nuove. Insomma, essere uniti perché magari ti piace, non lo so, la musica goth, roba del genere, la cultura goth, o l'estetica di qualcosa, è un po' come le persone che si riuniscono e hanno in comune, non lo so, la passione per il calcio. Hai un interesse in comune e ti piace poter condividere questa interesse e riflessione con qualcun altro. Purtroppo però essere uniti era anche una questione di importanza, era quasi fondamentale, perché anche lì, quando sei adolescente, molto spesso venivano presi di mira. Era già successo che, per esempio, Stacey stessa era stata presa a cazzotti, semplicemente perché era da un look particolare. Quindi proprio per questo, quando vedevano dei ragazzi che erano un po' i classici coatti, tentavano di stare un po' alla larga. Loro quindi, dice che suona un po' da cliché, però si vedevano nei cimiteri, non è che facessero cose chissà che particolari, stavano lì, ascoltavano un po' di musica e chiacchieravano. Proprio lì, alla fine, Sophie incontra Robert Mazzi. Se si racconta la cosa come due anime che effettivamente si conoscono, che si erano già visti magari in un'altra vita e si rincontrano, in un modo un po' romantico, ecco, per raccontare il tutto. Sophie quindi inizia a crescere, a programmare la sua vita e a programmare la sua vita anche con un futuro, con Robert. Quindi cosa fare da grande? Pensa al college, vuole studiare inglese, ha sempre adorato la letteratura, leggere e tutto, e quindi dice che quella è la sua strada. Dagli esami, tutte A, massimo voto, quindi da lì pensa che è arrivato il momento per andare a vivere con Robert. Loro convivono a Backhop, non troppo lontano dal luogo in cui era originaria Sophie. Sophie ha già praticamente 19 anni e vede tutto il futuro davanti. Purtroppo però tutti questi sogni d'amore verranno letteralmente distrutti l'11 agosto del 2007. Nel 2007 Sophie è andata a convivere con Rob, sono letteralmente inseparabili. Stavano sempre insieme, tanto che pure gli amici ogni tanto dicevano mamma mia che appiccicosi. Quel fine settimana erano andati prima a trovare i genitori di Sophie ed era praticamente un periodo un po' tranquillo quell'estate, perché Sophie aveva deciso di prendersi un momento di pausa, un anno sabbatico, prima di poi mettersi decisamente, concretamente a pensare al college. E quindi nell'estate 2007 ha questo periodo per riflettere cosa fare. E l'idea di quale college prendere era quasi una scelta obbligata. Lei ha sempre adorato leggere, la madre addirittura dice che a volte camminava leggendo e a volte si è presa un palo in faccia perché stava lì leggendo. Il 10 agosto è un venerdì. Loro, Sophie e Rob, prima vanno a casa di amici, bevono qualcosa, non è che si ubriachino o cose del genere. E verso le 11 decidono di tornare verso casa. Il loro appartamento non è così lontano dal centro, quindi decidono di uscire di casa di questi amici e andare a piedi. Ma il centro città è molto pericoloso, soprattutto per quanto riguarda le aggressioni. Loro vanno a piedi, prima passano in garage, poi si fermano a comprare delle sigarette e poi c'è un gruppo di ragazze che, insomma, ferma Sophie perché adora il suo look e le chiedono delle cose per quanto riguarda il look, curiosità, eccetera, eccetera. Le ragazze convincono Sophie e Rob a bere un drink insieme e andare al parco, il Stubbley Park. Il parco è bellissimo, centro città, ma complicato. Ha già avuto diversi problemi per quanto riguarda gang, aggressioni. Però, insomma, sembra che se tu stai lì tranquillo non dovresti avere problemi, teoricamente. Quella è una calda serata estiva e ci sono decine e decine di teenager, tra cui Ryan e Brandon.
Ryan e Brandon quella sera hanno bevuto tantissimo, troppo. Sono già fuori di testa e anzi sono già parecchio inebriati. Per esempio, ho già fatto sesso lì dietro nel parco e quindi stanno in fissa con una botta d'ormoni. E a quanto pare Ryan è già estremamente pericoloso da sobrio, figuriamoci da ubriaco. Sofia e il fidanzato stanno molto lontani da questi teenager, se ne stanno lì per gli affari loro, non stanno dicendo niente. E esattamente come loro sono alternativi, diciamo che i coatti li riconosci. Quei classici coatti vestiti con la tuta, le scarpe da ginnastica. Secondo alcuni, le piccole cittadine sono maggiormente violente e, diciamo, gestiscono male la differenza. Chi cresce in una città magari molto cosmopolita, piena di differenze, multiculturale, è più incline ad abbracciare le cose differenti da sé. Mentre invece se vivi in una cittadina davvero con pochi stimoli o persone totalmente identiche a te, faticherai molto di più ad accettare il concetto di diverso. Così dicono alcuni sociologi, io non so sinceramente. Sofia e il suo ragazzo stanno lì per gli affari loro, non stanno rompendo le scatole a nessuno, non stanno facendo cenni e niente, però da lì a poco verranno letteralmente travolti da Ryan. Tutti erano incuriositi dal look di Sophie e Rob, ma ben presto l'atmosfera cambia. Ryan, dal nulla, li vede da lontano e va dritto verso Rob e lo inizia a picchiare, così a caso. Inizia a dargli dei pugni, così alla sprovvista, a buttarlo per terra. Inizia a dargli calci sulla testa, a saltargli sulla testa. E non sono soli, c'è un gruppo. E qui il gruppo ha una dinamica quasi di psicologia collettiva. Quando diciamo, vedi tante persone fanno una cosa, ti senti quasi deresponsabilizzato nel fare questa cosa. Oppure rimani immune, rimani lì imbambolato a non sapere come reagire, oppure ancora hai paura. Hai paura a opporti perché dici se io faccio qualcosa che mi oppongo, non sostengo quello che stanno facendo a loro lo faranno a me. Purtroppo a volte il gruppo incoraggia e questo è letteralmente benzina sul fuoco. Riuscire a opporsi a un gruppo è una cosa molto complicata, che magari tutti noi a freddo diremo sì, ok, io sarei in grado di farlo, però non sappiamo davvero come potremmo reagire in una situazione come questa. Magari potremmo letteralmente pietrificarci dal terrore. La gang a un certo punto fa quasi per andarsene dopo aver picchiato Rob e così Sophie si lancia letteralmente sul corpo di Rob per terra, tenta di salvarlo, di fare qualcosa per coprirlo, tutelarlo, abbracciarlo, ma i ragazzi hanno semplicemente fatto finta di andarsene via, perché appena si rigirano, riandranno verso Sophie e lei non ha idea perché sono alle sue spalle. Molti magari dicono in questa storia, vabbè, ma Sophie non poteva andarsene, se la stavano prendendo con Rob, non certo con lei. Ma com'è possibile fare questo discorso? Sì, ok, razionalmente sarebbe la cosa più giusta da fare, ma se è una persona a cui tieni, a cui stanno facendo del male, o ti immobilizzi o scappi, oppure tenti di fare di tutto per salvarla. E così è quello che ha fatto Sophie. Sophie è chinata verso Rob, ma dietro le sue spalle il gruppo sta tornando e mentre lei è inchinata per terra, uno di loro le salta sulla schiena. Qui inizia una raffica di violenza inimmaginabile che si concentra principalmente nel dare calci in testa a Sophie e saltarle sulla testa, mentre lei tenta un po' di salvare il fidanzato già per terra, esanime con il corpo. A questo punto il gruppo li percepisce non come degli esseri umani, li tratta come se valessero meno di alcuni oggetti. Sfogano su Sophie una violenza inimmaginabile. E ora vi starete domandando, e il resto del gruppo? Possibile che nessuno si opponga a tutto ciò? Qualcuno c'è. C'è una ragazza che si defila dal gruppo e prende un telefono e chiama il 999, il numero del pronto intervento della Gran Bretagna. Lei chiama i paramedici, chiede un'ambulanza, dice che sta succedendo qualcosa di estremamente violento. Ha paura di poter essere scoperta e non ci sta capendo niente. Da una parte sente le urla, dall'altra sente l'ambulanza, chi altro che sta alla cornetta. Ha estremamente paura di essere beccata, però sente che deve fare questa cosa. Arrivano così i paramedici, però purtroppo i ragazzi se ne sono già andati. E quello che trovano per terra sono due figure esanimi. Nemmeno riescono a capire chi sia Sophie e chi sia Rob. Nemmeno si capisce chi è uomo e chi è donna, per come sono ridotti. Le teste sono letteralmente gonfie, piene di ematomi e a stento sono vivi. Vengono portati immediatamente in ospedale. La madre di Sophie scoprirà quello che è successo in un modo, secondo me, totalmente disumano. Lei il giorno dopo era uscita, la mattina dopo stava facendo shopping e ritorna a casa e trova un bigliettino che, della polizia che dice chiamare la polizia. Bah! Bah. L'11 agosto 2007 le fanno sapere che sua figlia Sophie e il fidanzato sono stati gravemente attaccati. La madre arriva lì e non ha minimamente idea di quello che può essere un attacco. Insomma, quando tu sai che vengono picchiati in massa, non ti immagini quello che poi lei dovrà vedere. Quando arriva lì, tutti stanno piangendo, anche gli infermieri. Le condizioni in cui si trova Sophie sono letteralmente terrificanti. Ci sono le impronte di scarpe sulla testa e in faccia. Tutto è nero, giallo, gonfio e addirittura c'è una spaccatura del cranio in cui esce del liquido. Sophie ha anche il collare elisabettiano, anche il collo ha preso delle ripercussioni. L'intero corpo sembra letteralmente stropicciato, piena di lividi, graffi, ferite sul corpo, su braccia, gambe.
c'erano segni di stivali sulla sua schiena. Con il suo corpo aveva tentato di difendere Robert. Il medico rimane letteralmente scioccato, cioè i ragazzi hanno proprio concentrato la loro rabbia principalmente sulla testa, con calci, addirittura ipotizzano che, viste le ferite, il cranio sia stato soggetto a una pressione tale, non semplicemente da un calcio, ma dall'essersi accordati di dare due calci contemporaneamente sulla testa, perché il cranio, se prende una botta, tenta di ammortizzare, ma se sono due non riesce. Fanno un'ecografia del cranio e lì per lì nessuna frattura, così tentano di rassicurare la madre dicendo che non c'è nulla. Ben presto si troverà a dover scegliere se staccare o meno la spina della figlia. Ok, questa è una cosa molto complicata a livello etico e anche di cosa devi scegliere. Magari sai qual è l'idea di quella persona, cosa vuole per sé, cosa vuole in quella situazione specifica. Ma allo stesso tempo prendere quella decisione e dire addio, sentirsi responsabile di togliere la vita in un certo senso a quella persona, è davvero qualcosa di difficilissimo. La polizia si mette subito in moto per le indagini e appena Sophie viene stabilizzata inizia a interrogare 30 persone, tra persone che potrebbero aver visto qualcosa o erano presenti. Purtroppo però, anche andare casa per casa e chiedere a questi ragazzi se hanno visto qualcosa sembra quasi inutile. Nessuno vuole parlare, si trovano davanti muri dove nessuno dice niente, tutti coprono tutti, oppure hanno paura. Hanno paura che magari potrebbero subire quello che hanno subito Sophie e Rob. Tentano di identificare più persone possibile, ma è quasi inutile. Ma essendo questo crimine estremamente violento, fortunatamente i nomi iniziano a girare e tante piccole informazioni unite insieme possono diventare una grande informazione. Per la polizia però è complicato. Quando un'indagine coinvolge persone molto giovani e fanno parte di un gruppo, ovviamente la polizia non riesce a penetrare all'interno di quel contesto. Come fa a convincerli? Però alla fine magari qualcuno, anche un po' convinto dai genitori, decide di fare la cosa giusta. E alla fine la polizia arresterà 5 persone. I leader, ovvero Ryan e Brandon, più altre persone. I due però vengono rilasciati per quanto riguarda pagare una cauzione e se ne vanno tranquillamente a casa, nel mentre Sophie lotta in ospedale. E se le condizioni di Rob iniziano a migliorare, quelle di Sophie purtroppo no. Non sembra rispondere ai farmaci, tutto sembra inutile. I medici si avvicinano a Silvia e le dicono che la figlia purtroppo ha subito un danno cerebrale e probabilmente non si risveglierà mai. L'encefalogramma è piatto. Silvia così decide di fare qualcosa di estremamente forte e molto complicato per una madre, ma decisivo. Decide di rilasciare delle foto, far vedere le foto del passaggio, come è stata ridotta sua figlia, in modo che qualcuno, preso almeno dall'indignazione, parli. Dica qualcosa. Quello che ha subito Sophie è fuori da qualsiasi umanità e non è descrivibile a parole. Quando la polizia viene a sapere che probabilmente Sophie non si riprenderà mai più e che la famiglia deve scegliere se spengere le macchine o meno, la polizia mette davanti Silvia a un'ennesima cosa, un'ennesima decisione da fare ancora più difficile. Un metodo poco ortodosso ma che sarà fondamentale per prendere informazioni. Chiedono alla donna di far visitare il corpo della figlia mentre è ancora in vita, ma farlo visitare da un patologo. Quello che hanno paura è che se la parte cerebrale di Sophie purtroppo non sembra avere nessun impatto, nessuna vitalità, il suo corpo ha ancora delle capacità come quello di magari rimarginare le ferite e tutto, e c'è possibilità che se aspettano altri giorni certe ferite in un certo senso scompaiano, oppure certe prove per definire determinate ferite scompaiono. Quindi quello che devono fare è esaminare il corpo di Sophie come se fosse quello di un cadavere. Prendono così un patologo che dovrà esaminare il suo corpo come se la ragazza non fosse più in vita, per immagazzinare così tutte le prove fondamentali, tutte quelle prove che magari potrebbero scomparire da lì a breve. Questa sarà una decisione fondamentale che effettivamente farà immagazzinare delle prove che cambieranno la situazione. Il patologo, come vi ho detto, analizza la testa di Sophie e capirà che la pressione data sul cranio è troppo forte, non è solamente un calcio, ma sono due calci contemporaneamente, come se avessero preso la testa di Sophie per un pallone. Alla fine Silvia decide di staccare Sophie dal supporto vitale, perché Sophie non avrebbe voluto questo, non avrebbe voluto vivere così. E quindi decidono così. Silvia dice che è stato molto traumatico, diciamo, capire a vivere quella sensazione, che per un momento tua figlia teoricamente è in vita e poi il momento dopo, quando stacchi, non è più in vita. Ci vogliono 20 minuti affinché effettivamente ci sia una morte corporea. Lei l'ha passata tutti abbracciati la figlia per farla morire tra le sue braccia. Dice che è molto strano come virtualmente quello sembrava un involucro privo dell'animo di sua figlia anche prima. 13 giorni dopo il pestaggio, Sophie muore. E qui le cose cambiano. La polizia ha interrogato praticamente 100 persone. Quando Sophie era ancora viva, ma tutti erano molto riluttanti, non volevano parlare, non dicevano quasi niente. Ryan e Brandon sono tornati a casa, ma ora le cose cambiano perché l'indagine non è più per percosse.
Beh, per omicidio. Questo fa stringere le chiappe praticamente a tutti, tutte le persone coinvolte e i testimoni, e soprattutto i genitori spingono i figli a parlare. Il caso mediatico, una volta che Sofia è morta, ha un'attenzione enorme a livello internazionale. Tutti sono indignati da questa ragazza che è stata picchiata a morte semplicemente perché è goth. Molti ipotizzano che alcuni abbiano spinto i figli a parlare perché nel caso se la potevano cavare più facilmente, quindi non testimoni di un omicidio, ma magari qualcosa di più leggero, perché avevano aiutato l'indagine. I cinque ragazzi vengono arrestati di nuovo e quando Ryan e Brandon vengono arrestati, la polizia va a perquisire le loro case e si concentrano principalmente nel trovare delle prove per quanto riguarda i giorni del pestaggio: scarpe, vestiti, pantaloni, e scopriranno indumenti con tracce di sangue. E soprattutto le scarpe saranno fondamentali per confrontarle per quanto riguarda quello che avevano preso di prove dalla testa di Sophie. Ryan sembra il principale colpevole, ma la polizia non ha delle prove schiaccianti per bloccare tutte e due e farli condannare. Inoltre, quale condanna può essere adeguata per un caso simile? I testimoni dicono alla polizia che Ryan ha iniziato il pestaggio. E quando la polizia lo arresta, lui va nettamente nel panico, chiama la madre e la madre lo implora: per favore, di la verità, di che non sei stato tu. Lui balbettando dice alla madre che non c'entra niente, che non l'ha calciato, ma anzi è colpa degli altri. Ma alla fine Ryan ammette la sua colpevolezza. Per Brandon la polizia però ha prove meno solide, niente indumenti, insomma tutto molto più complicato. Quindi decide di fare una cosa. Decidono prima di farlo venire e poi di rimandarlo indietro, ma a mettere delle cimici. Vogliono provare delle prove. Riuscire a fargli ammettere principalmente una cosa, che loro entrambi hanno calciato la testa di Sophie allo stesso momento. Perché le prove del cranio di Sophie dicono proprio che è stata colpita contemporaneamente da due persone. Alla fine lo ammette insieme alla polizia, ad un amico. Il 14 dicembre 2007 inizia il processo. I due inizialmente si dichiarano non colpevoli, sia per l'omicidio di Sophie, sia per quanto fatto a Robert. Ma a marzo continua il processo ed è tutto più complicato. Quando si ha una gang, tutti tentano di fare un po' a scaricabarile e la polizia, anziché non condannare nessuno semplicemente perché sono tanti, perché è difficile sentenziare chi ha catato, diciamo, il calcio letale, possono applicare una regola, una legge che insomma si usa principalmente per le gang, ovvero concorso in omicidio. A marzo del 2008 inizia il processo e qui, totalmente a sorpresa, Ryan si alza e si dichiara colpevole dell'omicidio di Sophie. Così. Il primo giorno ammette tutto. Questo aiuta la polizia, ma lì per Brandon crede di essere aiutato. In realtà non è così. La sua strategia e quella della sua difesa è quella di dare tutta la colpa a Ryan. Dice: sì, lui ha ammesso l'omicidio, io non c'entro niente, sono innocente. E proprio qui, boom, la polizia tira fuori dal cilindro proprio la prova, quella che la testa di Sophie è stata calciata contemporaneamente da due persone. Quindi se Ryan ha accusato, quindi se Ryan ha ammesso tutto e Brandon c'hanno la registrazione, sono incastrati. Il giudice sentenza che quanto è successo a Sophie e Robert durante quella notte è stato qualcosa di disumano che non dovrebbe succedere nemmeno agli animali. Entrambi i ragazzi sono sconvolti dalla sentenza perché infatti la polizia ha messo anche un'aggravante, quella del crimine d'odio, ovvero un'aggravante che in genere viene applicata per quanto riguarda gruppi religiosi, il colore della pelle, ma in questo caso, visto che la motivazione fondamentale per attaccarli è stata proprio il loro look, l'appartenenza alla loro sottocultura, questo era stato designato come un crimine d'odio. E così la polizia poteva avere un aggravante, visto che l'età dei ragazzi era molto giovane. Il giudice condanna Ryan a 16 anni e 3 mesi di carcere, mentre Brandon a 18 perché il reato per lui ha avuto l'aggravante del crimine d'odio. Il giudice sentenzia che l'unico motivo per cui la ragazza è stata uccisa è perché era differente. Da quando Sophie non c'è più, la madre, Silvia, ha dedicato quasi tutta la sua vita proprio a sensibilizzare, far conoscere la storia di Sophie e tentare di migliorare il mondo. Nel 2013 la polizia ha istituito a Manchester un registro di crimini d'odio che comprende anche crimini verso le persone di sottoculture differenti. Nel 2014 Silvia, la madre di Sophie, è stata premiata con un premio dedicato principalmente alle madri che mettono impegno e forza per tentare di migliorare la comunità. È davvero bello e emozionante sentire come Silvia parla della figlia con orgoglio e tantissimo amore, veramente. E non lo so, a me ha colpito molto questa storia. Soprattutto per come sia stato dato un valore all'artisticità di questa ragazza, da una famiglia che magari a volte ostacola queste cose. Forse la banalità del male, come viene chiamata, è una cosa estremamente spaventosa e non lo so, a me ha colpito particolarmente. Ma voi, cosa ne pensate di questa storia? La conoscevate? Cosa vi ha colpito? Se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto un cuoricino nero. Oppure scrivete cuoricino. Grazie mille ancora per aver visto questo video, grazie mille per le riflessioni che fate con me per quanto riguarda questi casi, è una parte molto stimolante e noi ci vediamo al prossimo caso. Grazie ancora per tutto il sostegno, per i like, per i tag durante le stories, grazie mille davvero. Grazie ancora e ciao!